Mister Stampatore, è stato un derby vero, siete stati sotto anche 4-1, non avete però mai mollato e questo 5-5 ne ha la dimostrazione. Sì, è giusto, è una caratteristica questa che stiamo cercando di imparare, cioè quella di non mollare mai in nessuna circostanza, soprattutto in uno sport come il calcio a 5 dove il risultato resta in bilico e in forse almeno sino all'ultimo secondo, quindi è giusto fare quello che insomma è giusto fare. Di conseguenza devo dire bravi ai miei ragazzi, perché effettivamente ci hanno creduto, ci abbiamo creduto tutti e il risultato alla fine è arrivato. Avete avuto risorse importanti in tutte le rotazioni, insomma, anche dalla panchina? Sì, diciamo che rispetto all'inizio metà campionato siamo riusciti fino ad ora a portare avanti un certo tipo di discorso, un certo tipo di lavoro che ci consente di avere anche a livello di cambi delle alternative molto molto valide. Devo dire che noi giochiamo molto su questo, ci stiamo giocando dall'inizio dell'anno, non c'è stata la possibilità sino ad ora di concretizzarla sta cosa per un motivo o per l'altro, però adesso stiamo giocando bene e chi entra fa per intero il suo dovere. Questo pareggio insomma può essere anche utile, è un primo mattone per questo finale di campionato che vi può vedere anche protagonisti. Allora, insomma. Assolutamente sì, noi non eravamo partiti con intenzioni molto bellicose, devo essere sincero, la nostra era semplicemente una partecipazione di orientamento per gli anni prossimi, per gli anni a venire. Ovviamente poi, come si dice, l'appetito viene mangiando, di conseguenza se possiamo fare bella figura, quanto più possiamo fare bella figura, quanto più ci piacerebbe a questo punto. Mister Maggio, alla fine questo 5-5 lascia un po' di amaro in bocca e chissà, potrebbe anche inficiare questo finale di campionato dal punto di vista della classifica. Sì, perché non ci sarebbe tempo per recuperare. Sono rimaste 3 partite, una al Pomezia la deve riposare, quindi solo 2. Complimenti a loro, alla PR, una grande partita, cattiva onestamente parlando. Noi potevamo concludere al primo tempo con qualche occasione in più, il secondo tempo ci siamo riusciti, dopo i primi 5-6 minuti di sbandamento poi siamo riusciti ad andare comunque in vantaggio di 3 gol, poi improvvisamente si è spenta la luce. È stato un problema mentale o fisico? Credo mentale, non fisico. Sul 5-3 probabilmente abbiamo pensato che la partita fosse finita. Però in questo sport chi lo frequenta da tanto sa che bastano pochissimi minuti per ribaltare il risultato, anche quando si è sotto di 3 gol. Insomma. Noi abbiamo dimostrato come si fa e loro hanno dimostrato come si fa in senso positivo. Adesso serve una reazione immediata, insomma. Sì, adesso dobbiamo cercare adesso di completare il campionato nel modo come l'avevamo comunque cominciato, come l'abbiamo sempre mantenuto. Quindi cercare di andare di vincere le altre 3 partite che sono rimaste, con la speranza che anche per andare allo scontro diretto, la speranza che anche il Pomezia perda qualche punto, insomma, per vincere il campionato. Se non dovesse essere così, credo che comunque sono 2 partite. È difficile perdere punti su 2 partite, soprattutto per la carica poi che avranno loro mentale, visto il nostro pareggio. Quindi la speranza è sempre l'ultima a morire, però diciamo che non dico che il campionato è chiuso, però diciamo, se loro non perdono punti, il campionato è chiuso oggi, insomma. Noi dobbiamo assolutamente cercare di, anzi, non assolutamente, dobbiamo dare una risposta a questa defaillanza che abbiamo avuto andando a vincere le altre 3. Sono sicuro che le vinceremo, perché non ci può essere un altro episodio come questo qui, e speriamo che il Pomezia ne perda qualcuno. Gli faccio comunque in bocca al lupo, sembra una presa in giro, però li conosco tutti, insomma, capiranno la battuta, insomma.